Amici amici, bentornati a un'altra recensione musicofila. Oggi, come avrete letto dal titolo, parleremo di Cesare Ciardi, un flautista toscano alla corte dello zar, scritto da Rossella Fabbri per La casa editrice Lim. Una biografia questa su un compositore di cui non avevo mai sentito parlare, ma che dopo aver letto questo testo non potrò più fare a meno di considerare quando penserò al secondo Ottocento musicale italiano. Cesare Ciardi nasce a Firenze il 28 giugno 1818, dalla madre Teresa, sarta, e dal padre Giuseppe, pittore. Nasce a Firenze, ho detto, ma da genitori pratesi, e infatti proprio a Prato, poco dopo la sua nascita, i genitori e tutta la famiglia ritornano per crescere il loro primogenito, proprio alle porte dell'allora capitale del Granducato di Toscana. Sarebbe esistito ancora per una quarantina di anni. La famiglia Ciardi si espande molto e in poco tempo, e il piccolo Cesare mostra sin da piccolissimo uno spiccato talento sia per la musica sia per le arti figurative. Inizia quindi a prendere lezioni di flauto da tal maestro Luigi Carlesi, un insegnante di Prato. E a solo 9 anni, nell'autunno del 1827, accade qualcosa che ha dell'incredibile, perché infatti debutta come solista ad un concerto in cui viene presentato, pensate un po', da quella mitologica figura che è Niccolò Paganini, a Genova. Non si sa esattamente come la famiglia Ciardi, il piccolo Cesare e il grande divo Paganini siano entrati in contatto, ma è presumibile che il padre Giuseppe, avendo intuito le straordinarie doti del figlio, un po' come Leopold Mozart, sebbene in piccolo, abbia mostrato a grandi musicisti e abbia fatto girare il figlio facendolo esibire di corte in corte, di palazzo in palazzo, sino evidentemente a giungere alle orecchie e agli occhi di Paganini, che allora ad un certo punto ha deciso di presentarlo al suo debutto in un concerto. Sono anni questi in cui Cesare si esibisce moltissimo e studia presso l'Imperial e Regio Conservatorio di Firenze, dove consegue il diploma poco prima dei 20 anni, il 20 marzo del 1838. Di lì a poco egli diviene membro onorario della Società Filarmonica Fiorentina, un'associazione culturale dedita alla divulgazione della musica strumentale a Firenze, una realtà di cui fanno parte i migliori strumentisti della città e grazie a cui i concerti dedicati per l'appunto alla musica strumentale a Firenze e nel territorio fiorentino in quegli anni aumentano sempre di più. Ma com'era la Firenze musicale del primo Ottocento? Nel 1824 era salito al potere Leopoldo II, un personaggio dalle ampie vedute culturali e ben propenso a favorire la diffusione di moltissima musica, soprattutto strumentale, che al tempo è ancora fortemente succube del predominante melodramma. Il pubblico al tempo infatti va matto per le opere liriche e per i grandi virtuosi, come un po' di anni dopo Liszt, ma come in quel periodo Paganini per l'appunto, con poco richiamo verso le sale da concerto e la musica cameristica in generale. Una tendenza questa che, grazie a Leopoldo II, grazie all'Associazione Musicale Fiorentina e a tante altre realtà, proprio in quel periodo, in quegli anni, negli anni 20, negli anni 30 e negli anni 40 dell'Ottocento, inizia a invertirsi. Il nostro Cesare continua a esibirsi sempre con maggior successo. Nel giro di 2 anni ha 2 figli dalla moglie Cherubina Casini, termina il servizio militare e ormai il suo avvenire da musicista brillante sembra inarrestabile. Inizia per Cesare un modo di vivere estremamente estenuante e stressante, che lo accompagnerà per moltissimo tempo, una vita fatta di concerti continui che gli permettessero di mantenere sé e la sua famiglia. Vedremo poi in seguito come questo smodato bisogno di denaro, ma non tanto per far la bella vita quanto per sostenere sé e la sua famiglia, lo avrebbe portato poi ad andare all'estero, facendo sì che lui rappresenti nell'Ottocento un chiaro esempio di fuga di cervelli, come si direbbe oggi. Dicevamo che Cesare in quegli anni, negli anni 40, suona come un ossesso. Viene assunto come flautista di camera e cappella presso la corte del Granducato di Toscana, calca le scene di moltissimi teatri, effettua fortunate tournée, specialmente una in Inghilterra, a Londra, e inizia a vedere pubblicata la sua musica da Giovanni Ricordi, con cui diventa anche un buon amico. È chiaro che fra tanti altri ci siano anche inevitabilmente molti momenti di scoraggiamento, come ad esempio un forte, brusco e repentino calo di interesse nei suoi confronti in concomitanza con quelli che erano in effetti ben più importanti eventi relativi ai moti e alle guerre risorgimentali. Il costante misero stipendio della corte, un infelice prodotto operistico, il sindaco e la zia, presto scomparso dalla cartellonistica dei teatri, la perdita dell'amata moglie Cherubina nel 1851, a cui cerca di far fronte presumibilmente affidando i figli ai nonni materni. Ed è inutile dire che in questi casi, in questi momenti di difficoltà, diciamo che il suo antidepressivo era continuare a fissare nuovi concerti, nuovi viaggi e nuove tournée, per far fronte da un punto di vista economico, ma forse anche da un punto di vista mentale, per cercare di dimenticarsi le sventure che gli capitavano e per cercare appunto di riempirsi la mente di impegni, per cercare di andare avanti.
In questo periodo si consolida in generale anche un suo tratto stilistico, un suo vezzo musicale, e cioè la predilezione per il genere della variazione e della fantasia su temi operistici, che nell'Ottocento non sono solo una gallina dalle uova d'oro per i teatri, ma anche un efficacissimo metodo di divulgazione del patrimonio operistico fra la popolazione. E Cesare Ciardi è fissato in particolar modo con Giuseppe Verdi, da cui infatti avrebbe tratto molte delle sue composizioni. Arriviamo al 1853. Giuseppe ha 35 anni e nel pieno della sua carriera e, dopo un ennesimo rifiuto di aumento di stipendio, accetta la proposta della direzione dei teatri di San Pietroburgo di assumerlo per l'appunto a San Pietroburgo, quindi in Russia, presso l'Accademia delle Belle Arti. Egli giunge dunque nella città russa il 12 novembre di quell'anno, il 1853. Pensate, dopo oltre un mese di viaggio. L'inizio russo per Cesare non è facile, perché oltre all'evidente barriera linguistica vi è anche un malandrino impresario, il suo impresario, che lo raggira intascandosi tutti i suoi compensi. Ma per fortuna Cesare incontra nella città la cantante Rosalia Bauté, sua compatriota, e grazie a cui riesce ad averla meglio sull'impresario fregone. Inoltre, con il passare dei mesi, scoppia fra i due l'amore, cosa che li porterà a mettersi insieme e ad avere due figli. Cesare, neanche a dirlo, continua a vivere come ha sempre fatto, e cioè in modo estenuante, ammazzandosi di lezioni, esibizioni, concerti. E la sua fama cresce al punto da non passare inosservato allo zar Nicola I, che lo incontra e grazie a cui fa sì che si proponga a Cesare un contratto di lavoro da parte della direzione dei teatri imperiali, con un contratto che prevede che siano riservati al Ciardi tutti i soli orchestrali e che richiede inoltre al flautista l'impegno a suonare quando e dove la direzione abbia reputato necessaria la sua collaborazione, nonché l'obbligo a partecipare a tutti gli spettacoli del Teatro dell'Opera Italiana e del Teatro di Balletti. Come conseguenza c'è ovviamente un bello e lauto aumento di stipendio. Cesare ovviamente accetta. Inizia così un periodo dorato per la vita di Cesare, un susseguirsi di ruoli e di incontri prestigiosi, che lo fanno diventare in breve tempo un faro della musica italiana all'estero. Lo zar Nicola I però muore solo pochi mesi dopo la conoscenza, l'arrivo di Cesare Ciardi, e gli succede il figlio Nicola II, con cui fortunatamente scoppia una bella amicizia, o meglio un bel rapporto lavorativo, un bel rapporto di stima e affetto con Cesare Ciardi, che sarà al servizio di Nicola II, pensate, per ben 22 anni. E sarà proprio grazie allo zar Nicola II che Cesare Ciardi otterrà la tanto agognata libertà di spostamento in tutti i territori russi, oltre a ulteriori benefici di tipo lavorativo ed economico. Cesare, lo abbiamo già detto più volte in questa recensione, in questa biografia, è veramente un lavoratore e un pensatore musicale davvero inarrestabile, con moltissima carne sul fuoco ogni giorno. Uno dei suoi tanti interessi, ad esempio, oltre all'insegnamento, all'esibizione, quindi al concertismo e alla composizione, è anche l'interesse per la musica popolare, un ambito in cui compie numerose ricerche sia quando si trova in Toscana sia quando si trova in Russia, come in questo momento. E quello della Russia, in quegli anni, è un contesto molto particolare, perché è proprio in quel periodo che prende avvio una forte tendenza da parte di critici e musicisti russi ad interessarsi alla tradizione popolare della propria terra. E infatti è proprio questo il brodo da cui nasce il cosiddetto Gruppo dei Cinque, un manipolo di musicisti, certo con idee, esiti e doti molto diverse, ma aventi tutti, almeno all'inizio, la forte volontà di distaccarsi dall'imperante modello musicale occidentale e intraprendere una strada basata esclusivamente sulla musica russa. Questi cinque meritano un video a parte. Ancora, un'altra prova del fermento della vita musicale russa in quel periodo è l'istituzione, nel 1862, del primo conservatorio di tutto l'impero, a San Pietroburgo, creato dal grande musicista, compositore, didatta, tutto quello che volete, Anton Rubinstein. Come ovvio, dato il prestigio e la fama, Cesare prende la cattedra di flauto in quel conservatorio e annovera fra i suoi allievi moltissimi personaggi importanti, fra cui Tchaikovsky, il quale, iscrittosi al corso di composizione ed essendo stato esonerato per merito dallo studio del pianoforte, venne invogliato dalle borse di studio ad iscriversi appunto al corso di flauto, strumento peraltro che suo padre aveva suonato in gioventù. Cesare Ciardi è ormai all'apice della carriera, che viene suggellata nel luglio del 1862 con la nomina di solista di Sua Maestà Imperiale Zar di tutte le Russie,
un titolo di cui soltanto pochissimi musicisti possono fregiarsi. Il musicista toscano, fra l'altro, insegna non soltanto nel conservatorio, ma anche in altre istituzioni, come la scuola di musica dell'Istituto Teatrale, e a detta di tutti sempre guidato da una fortissima etica professionale, e anche da una particolare devozione per i suoi allievi, come dimostrano i vari brani, esercizi e metodi che lui stesso scrive, rivolti appunto alla educazione e alla formazione dei suoi studenti. Gli anni passano, i figli di Cesare crescono, e così cresce anche un grande sentimento, una grande mancanza di Cesare nei confronti di qualcosa. Avete capito di che cosa? Sì, del suo paese, la mancanza dell'Italia. Italia per cui si era battuto, almeno ideologicamente, per cui aveva tifato per l'unificazione, qualche anno prima, nel 1861. È così che Cesare Ciardi, forse il flautista vivente più famoso del mondo, torna in Italia per l'ultima volta, dopo 14 anni, nel 1867, e scatena il delirio e la grandissima ammirazione dei fortunati presenti al concerto che tiene quando arriva a Firenze. Siamo ormai arrivati alle battute finali, perché soltanto 11 anni dopo, il 13 giugno 1877, Cesare Ciardi viene purtroppo stroncato da un infarto a solo 49 anni, dopo anni di cattivissima salute che aveva provato a rimettere in sesto andando in una delle tre residenze estive dello zar a Strelna, però senza successo. Che dire di questo libro? Un libro un po' vecchiotto, nel senso che avrà 20 più di 20 anni, mi pare del 99, e però è l'unica, qua torniamo sempre a una delle cose che dico spesso, questa è una delle poche, secondo me è l'unica biografia esistente su Cesare Ciardi. Ho digitato il suo nome su Google mettendo la sezione libri, questo, a parte qualche saggetto, qualche articoletto qua e là, questo è l'unico testo che viene in mano su questo autore. Fatemi sapere ovviamente se conoscete altre biografie, altri saggi riferiti a questo grande flautista toscano del secondo 800, e scrivetemelo nei commenti. Che dire, il libro appunto è un pochino vecchiotto, ci sono due o tre immagini, c'è un qualcosa che forse non era necessario mettere, cioè c'è tutta una sua composizione, c'è proprio il pentagramma, i fiori rossiniani, una fantasia, come ho detto prima, lui amava moltissimo fare delle fantasie, delle variazioni sui temi operistici, cosa che era molto in voga al tempo, quindi secondo me era abbastanza inutile mettere un'intera sua composizione nel libro, tutto il pentagramma, sono tipo 10 pagine, questo secondo me era abbastanza inutile, come al solito avrei preferito un pochino più di immagini, ma mi rendo anche conto che un libro di 25 anni fa forse si faceva ancora meno attenzione a questo. È comunque un libro molto ben scritto, un italiano scorrevole, fluente, assolutamente comprensibile, che narra in per filo e per segno le vicende di Cesare Ciardi, un grandissimo, non tanto compositore, quanto invece flautista e didatta e insegnante appunto che amava i suoi allievi. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa recensione musicofila, fatemi sapere se conoscevate questo autore, questo libro, vi ricordo che la casa editrice è la Libreria Italiana Musicale, la LIM, l'autrice Rossella Fabbri, vi faccio rivedere la copertina. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, condividete questo video con chi volete, e per quanto riguarda noi amiche e amici, ci vediamo a una prossima recensione musicofila. Ci vediamo, ciao ragazze e ciao ragazzi!